Adesso continuiamo con un altro tema abbastanza rivoluzionario, che è l'effetto che hanno avuto fintech e criptovalute sul mondo delle banche e sul mondo della finanza. Chiamo per discutere di questo tema sul palco Ronnie Hamaoui, che è presidente della società di, raccontalo tu, della società di studi di banca e borsa, che introdurrà il prossimo panel. Ok. Allora, grazie a tutti. Dico due parole, no, anzi facciamoli venire subito sul palco. Abbiamo, inviterei tutti qua così almeno ci portiamo avanti. Abbiamo un panel veramente importante, Michele Lanotte che dovrebbe unirsi via video, Alessandra Losito, Alessandro Atami e Massimo Di Tria. Ringrazio tutti per essere qua oggi. Il tema che affrontiamo è un tema particolarmente, diciamo, importante e la grande trasformazione della finanza tra valute digitali, nuovi asset e sistemi di pagamento. Quello che abbiamo voluto dare a questo panel. Allora, cerco di... vediamo se funziona. No, non so se vedete le slide, io non le vedo. Possiamo anche farne a meno. Ah, eccoci qua, ci siamo arrivati. La tecnologia arriva anche qua. Fantastico. Allora, le tecnologie stanno trasformando in maniera radicale la finanza. Lo stanno trasformando in termini di modelli di business, la stanno trasformando in termini di applicazione, di processi, di prodotti. Quindi davvero dalle radici fino all'ultima chioma. E li stanno trasformando, diciamo, in una vastissima ampia gamma di servizi finanziari, dai pagamenti al leasing, all'assicurazione, all'asset management, alle criptovalute e così via. E oggi avremo un esempio di molti di questi ambiti e molti di questi servizi finanziari. Ovviamente i pagamenti sono, dicevo un relatore prima, il sangue della finanza, sono la parte, la moneta è la parte forse più importante di quella che fa girare tutta l'economia. E la tecnologia sta riducendo i costi della trasformazione, delle transazioni, sta migliorando l'esperienza del cliente, sta aumentando la concorrenza, sta cercando di contrastare le transazioni fraudolente, l'autentificazione dei processi, la sicurezza della comunicazione e poi il cross-selling. Quindi di nuovo la tecnologia nel sistema dei pagamenti ha un ruolo ampissimo. Già le carte di credito hanno portato via, stanno portando via la scomparsa delle banconote e delle monete, ma come abbiamo letto sul Financial Times solo di due giorni fa, Amazon non vuole più che i suoi clienti usano le carte Visa perché sono troppo costose. Quindi anche quello che a noi sembra un traguardo, l'abolizione del contante, oramai diciamo è un obiettivo che riguarda più il passato che il futuro, perché nelle economie più avanzate il contante di fatto non esiste più. E il contante è stato chiamato da alcuni autori la maledizione dell'economia, perché dietro il contante si porta le frodi, si porta l'evasione, l'elusione e tutto quanto. Ma stiamo andando al di là del contante. Mano a mano nuove criptovalute continuano a diffondersi e le banche centrali stanno seriamente studiando e in alcuni casi già implementando, vedi la Cina, lo sviluppo di valute digitali di banche centrali, che, nelle quali ognuno di noi avrà sostanzialmente un conto aperto presso la banca centrale o qualcosa di simile, poi ci sono tantissimi modelli. Tutto ciò ci porterà di nuovo maggiore efficienza, maggiore flessibilità, accesso ai mercati, ma anche ci porterà in un mondo inesplorato, dove non sappiamo bene quali saranno i rischi, la variabilità e così via. E poi il mondo del lending, di nuovo il mondo del lending è un altro mondo, tutti i prestiti, dove la tecnologia sta cambiando in maniera
fondamentale l'erogazione, i tempi di erogazione, i costi operativi, l'esperienza dell'utente, l'elasticità, la domanda, gli errori di interazione tra processi umani che vengono, che non ci sono più. Pensate solo alle discriminazioni. La tecnologia, per fortuna, rispetto a certi uffici credit, non discrimina tra bianchi e neri, che invece negli Stati Uniti è una discriminazione fortissima che succede a livello di credito. Ma la tecnologia permette anche un migliore monitoraggio. Noi lasciamo una quantità di impronte digitali che sono molto importanti per fare screening. L'applicazione di algoritmi ci consentirà appunto di migliorare in maniera radicale questo aspetto. Alcune società negli Stati Uniti di buy now and pay later, che sta diventando l'ultima frontiera, cioè tu vai sul computer, compri oggi ma paghi a rate in maniera automatica, bene, concedono credito sulla base di due sole informazioni, il nome e cognome e l'indirizzo email. Tutto il resto lo ricavano dalla rete. Immaginate, come dire, l'esperienza che un cliente può avere da un approccio di questo genere, che ovviamente, e tutto questo è possibile attraverso la rivoluzione. Bene, io mi fermo qua, sono stato troppo a lungo, anche perché abbiamo degli ospiti che credo abbiano molto da dirci e molto da raccontarci. Cominciamo dalla Banca Centrale, ok, quindi dalla Banca d'Italia, a cui generalmente nei consessi abituali vengono assegnate le considerazioni finali, ma noi che siamo tecnologici partiamo alla rovescia. E quindi lascerei a Michela Lanotta, che è il direttore dell'Hub Milano, poi ci spiegherà anche che cos'è questo Hub Milano, raccontarci che cosa stanno facendo, che cosa stanno pensando e come vedono tutta questa cosa nel mondo anche europeo ed italiano. Grazie mille per essere qua, anzi per non essere qua. Grazie dell'invito in primo luogo, mi scuso, avrei dovuto essere lì, ma un impegno dell'ultimo minuto mi ha bloccato qui a Roma. Allora, professor Maui, lei ha messo sul tavolo una lunga lista di temi, uno più interessante dell'altro. Non ho la pretesa di toccarli tutti, ma proverei un po' a creare un fil rouge e a fare un po' di riflessioni, cercando di inquadrare un po' tutto il paesaggio, chiamiamolo così, che lei ci ha illustrato un po' all'interno della cornice di Milano Hub, che è una delle ultime iniziative in materia di fintech la Banca d'Italia ha posto in essere. Allora, come diceva lei, la tecnologia è importante, gli utilizzi sono importanti e il mondo dei servizi finanziari, pagamenti e intermediazione tradizionale sicuramente sono investiti da una specie di tsunami, quale il fintech possiamo definirlo, per la capacità che ha di andare a determinare una riorganizzazione dei processi, una scomposizione di quelle che sono le normali catene del valore a cui tradizionalmente siamo abituati a pensare, a vedere dal punto di vista dell'organizzazione aziendale, quindi sia nel mondo pagamenti, sia nel mondo dell'intermediazione bancaria o finanziaria. Quindi in questo senso faccio riferimento a un mondo che è molto ampio, quindi dal mondo dei pagamenti a quello del risparmio gestito, passando a quello del lending, andando al trading o al settlement, al clearing. Quindi tutto il mondo dell'intermediazione è toccato. Ci sono delle significative ricomposizioni nel mondo a seguito della tecnologia fintech, perché abbiamo dei soggetti esterni, ben noti, che voi conoscete, grandi piattaforme, grandi soggetti del mondo big tech, che entrano all'interno di quello che tradizionalmente era un mondo riservato ai soggetti vigilati, e quindi inevitabilmente si genera una competizione, una collaborazione, quindi c'è un cambiamento nei paradigmi a cui tradizionalmente siamo abituati, con cui siamo abituati a confrontarci. Quindi da un mondo analogico, diciamo, stiamo andando sempre più velocemente, speditamente, verso un mondo di natura digitale. E allora, giusto per darvi un esempio, la Banca d'Italia ha già da diversi anni posto in essere una strategia per cercare di accompagnare il mondo, il mondo della finanza verso un nuovo equilibrio, verso un nuovo ecosistema che sia accogliente, che sia aperto, che favorisca
l'utilizzo della tecnologia, che ha sicuramente indubbi vantaggi, ma comporta anche dei rischi, di questo poi tra un attimo ne parlerò, sviluppando una strategia attraverso, diciamo, i cosiddetti innovatori, i facilitatori dell'innovazione. A cosa mi riferisco? Sostanzialmente Milano Hub è uno di questi tre facilitatori dell'innovazione. Il primo è il canale Fintech, che la Banca d'Italia ha sviluppato nel 2017, che è un modello di interazione, una finestra di dialogo, un canale di comunicazione con il mondo per avvicinare soprattutto i soggetti non vigilati, quindi le fintech, i soggetti che sono tradizionalmente al di fuori del perimetro di riferimento della banca, al mondo della finanza, quindi soggetti che vogliono offrire prodotti o servizi che vanno a impattare nel mondo della finanza. Il secondo è Milano Hub, su cui spenderò qualche parola. Milano Hub è un luogo fisico e virtuale con cui la Banca d'Italia vuole favorire l'innovazione attraverso una serie di iniziative. La prima che noi abbiamo intrapreso proprio quest'estate è quella di una call for proposal in materia di intelligenza artificiale, perché ci siamo appunto accorti, studiando l'evoluzione del mondo bancario, come l'applicazione dell'intelligenza artificiale sia estremamente pervasiva, dal mondo dei pagamenti al mondo del credito, l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale per esempio l'applicazione ai modelli di scoring, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per sviluppare metodologie di detection delle frodi, oppure l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per l'analisi di testi regolamentari, in modo tale da ridurre i costi di compliance che gli intermediari devono diciamo rispettare. Quindi ecco, da questo punto di vista l'applicazione della tecnologia, ed ecco il motivo per cui Milano Hub, vi ripeto, un facilitatore dell'innovazione, ha come obiettivo quello di aiutare, stimolare la discussione e gli intermediari, e non solo, perché Milano Hub è aperto, la prima call for proposal è aperto a soggetti vigilati, è aperto all'Accademia, ai centri di eccellenza di ricerca del paese e alle società tradizionalmente che vengono dal mondo del fintech. La call si è chiusa da poche settimane, adesso noi stiamo avviando il processo di analisi e riflessione delle domande. Quindi il nostro obiettivo è quello di diciamo agevolare, facilitare la transizione verso un mondo caratterizzato da regole digitali, non più analogiche, perché indubbiamente i benefici sono notevoli in termini di riduzione dei costi, in termini di maggiore efficienza, di maggiore capacità di inclusione. Allo stesso tempo il processo di innovazione deve essere in qualche maniera, diciamo, indirizzato, perché inevitabilmente la tecnologia non porta solo vantaggi, che indubbiamente ci sono, ma ci sono anche dei rischi che devono essere in qualche maniera presidiati, perché comunque la stabilità della moneta, la stabilità del sistema bancario, il corretto funzionamento del sistema dei pagamenti sono beni pubblici molto preziosi che bisogna in qualche maniera garantire. E quindi da questo punto di vista, per esempio, andare a presidiare il cyber risk, andare a presidiare i rischi di concentrazione, perché questo tipo di skills, questo tipo di diciamo di competenze sono concentrate in mano a pochi soggetti, quindi, o a poche imprese, comporta dei rischi di concentrazione su cui bisogna poi valutare e su cui bisogna ragionare. Mi limito a richiamare anche un altro aspetto, quello per esempio della protezione dei dati. Il ricorso alla tecnologia, e come diceva lei, professor Amavi, il riferimento al fatto che attraverso la rete raccogliamo tutta una serie di informazioni comporta la possibilità di gestire una enorme massa di dati, in alcuni casi molto sensibili. Quindi anche questo è un aspetto in cui, o su cui dobbiamo ragionare e avere presidi, perché comunque questo, se ragioniamo in ottica di sicurezza da parte degli intermediari, comporta rischi reputazionali, rischi operativi importanti da tenere sotto controllo. Quindi in definitiva l'approccio è: l'innovazione e la tecnologia stanno rivoluzionando il nostro sistema, i benefici sono sicuramente numerosi perché si favorisce l'inclusione, si aumenta l'efficienza, ci sono però alcuni rischi che devono essere opportunamente presidiati.
La strada è tracciata, però chiaramente da questo punto di vista non si può non provare ad accettare la sfida e soprattutto a vincerla in una logica di sistema dove gli operatori, la banca centrale, le autorità di vigilanza tutti assieme collaborano per facilitare il più possibile la transizione verso un diciamo un nuovo ecosistema che sarà caratterizzato da un equilibrio diverso rispetto a quello a cui noi siamo abituati, dove forme di collaborazione, di competition tra soggetti non vigilati e soggetti vigilati si vanno realizzando e che sono sempre più sotto il nostro sguardo. Io mi fermerei qui come primo. Poi magari facciamo un secondo giro sperando di avere tempo. Allora, ringrazio tantissimo Michele Lanotte e vorrei dare la parola con grande gioia alla dottoressa Alessandra Rosito, una napoletana verace che è diventata direttore generale da un anno, forse della più prestigiosa banca svizzera, ma direi anche europea nella gestione dei patrimoni, una banca da una lunghissima tradizione ma che guarda anche al futuro. E quindi lascerei ad Alessandra Rosito spiegarci in che modo lo stanno facendo. Sì, grazie, buonasera a tutti. Ringrazio il Festival del Futuro e Luigi Consiglio per l'invito. Ringrazio anche per l'argomento di oggi, perché mi è stata posta la domanda appunto quali sono i trend che impatteranno di più il vostro settore. Ed effettivamente è una domanda importante che mi ha fatto fermare, mi ha fatto pensare. E la risposta probabilmente viene più dal mondo industriale ma anche dal mondo finanziario, è guardiamo i clienti. Allora, come sapete le banche hanno due grandi categorie di clienti, le aziende e i privati, il wealth management che è il settore dove insieme all'asset management lavora Pictet, riguarda i privati. E, partiamo da alcuni numeri. Allora, la ricchezza finanziaria e immobiliare, quindi la ricchezza complessiva globale, secondo McKinsey, ammonta a 400 trilioni di dollari, dato triplicato dal 2000. È un dato importantissimo, il 65% è real estate, quindi immobile, la parte rimanente è ricchezza finanziaria. I paesi dove è concentrata questa ricchezza dei privati, al 30% la quota degli Stati Uniti, 18% Cina, 6% Giappone, 4,5% Germania, 3,7% Francia, 3,7% Regno Unito, India 3%, Italia 3%. Quindi l'Italia è all'ottavo posto per quanto riguarda la quota di ricchezza finanziaria, ricchezza complessiva, non solo finanziaria. È un punto di forza importantissimo del paese, ricordiamoci che è anche stato uno dei motivi per cui l'Italia ce l'ha fatta nei momenti più duri che abbiamo attraversato circa una decina d'anni fa, ma per motivi demografici questa enorme ricchezza in parte è iniziata ad essere trasferita alle generazioni più giovani. È stato denominato questo enorme cambiamento per il settore sia privato, da questo punto anche per il settore finanziario e bancario, il più grande trasferimento di ricchezza nella storia dell'umanità. Ecco, quindi questo per citare il cambiamento. Quindi questo è, a mio avviso, il cambiamento più grande che noi affronteremo e abbiamo già affrontato. E le statistiche, perché ovviamente si parla di una stima, parlano di circa un quinto di questa ricchezza che verrà trasferita già in questo decennio e poi man mano nei decenni successivi. E sempre per dare un numero, per esempio in questo momento agli over 70 negli Stati Uniti fa capo circa 30 trilioni di dollari, quindi le dimensioni sono rilevanti. Questo che vuol dire? Che le istituzioni, le banche, quindi tutto il sistema si troverà ad avere in pochissimi anni, già adesso, dei clienti più giovani, quindi parliamo generazione X, millennial e generazione Z, e più clienti donne, perché statisticamente il trasferimento viene a metà a figlio o figlia, spesso c'è anche il coniuge, per cui per la prima volta ci troviamo ad avere molte più clienti donne. Allora, più clienti donne e più clienti giovani, affrontiamo separatamente questi due nuovi cluster, perché possiamo tenerli per un momento separati. Allora, per quanto riguarda i giovani,
cosa cercano i giovani? Allora, qui probabilmente siamo all'inizio di una serie di ricerche e di analisi che si possono fare. Io ho fatto essenzialmente tre riflessioni: i servizi, gli strumenti e l'approccio. Anche in base a delle ricerche interne che noi abbiamo fatto, anche per quanto riguarda i nostri clienti, che già iniziamo ad avere, clienti ventenni, trentenni, che appunto utilizzano i servizi di Pictet nella gestione dei loro patrimoni. Per quanto riguarda i servizi, i giovani chiedono una piattaforma digitale innovativa, avanzata, poi vedremo successivamente se le banche sono all'altezza di questa richiesta, chiedono velocità, flessibilità. Noi ci aspettavamo che chiedessero 100% interazione digitale, ci fosse totalmente, non ci fosse più l'esigenza di avere un approccio umano, in realtà non è così, cercano anche giovani moltissimo l'approccio di consulenza all'interazione umana, ma vogliono scegliere, quindi vogliono poter la domenica pomeriggio collegarsi e fare le loro analisi, ma il lunedì mattina o quando vogliono, insomma, avere il contatto. Quindi questa è stata abbastanza una sorpresa, perché ci aspettavamo una generazione 100% digitale che non volesse più avere l'approccio con le persone. È una generazione mobile, è una generazione che si sposta in giro per il mondo. Co-founder di Managing Partner Pacemaker, da 26 anni in Inghilterra, a Londra, quindi in un punto di osservazione particolarmente interessante. Facci battere il cuore, insomma, come dice la tua azienda. Grazie per un'introduzione difficilissima da conseguire. Grazie a tutti per questo invito, mi fa molto piacere far parte di questa conversazione e con dei speaker come voi. Io ho pensato che forse sarebbe interessante di fare un passo indietro, di vedere un po' la big picture, come si dice, di quello che sta succedendo con i servizi finanziari e il fintech. E ho creato ho preso un po' di slide che adesso dovrebbero partire con un po' di fortuna. Vediamo un po'. Dove cerco di riassumere un po', questo l'hai già detto, è il mio background. Allora, che sta succedendo adesso? La situazione che cos'è? E questo è uno slide dove fa vedere, questo è HSBC, è il sito HSBC in Inghilterra, e questo è quello che sta avvenendo adesso. Tutte quelle attorno sono fintech che stanno tagliando pezzettini, piccole fette di questa offerta di questa banca, portandosi via i clienti migliori, quelli più attivi, quelli che hai descritto tu adesso, Alessandra, che sono più proattivi, più felici di lavorare con il digitale. E l'effetto che cos'è? Perché sta succedendo questa cosa? Molto semplicemente questo è uno dei motivi, l'investimento. C'è un grande investimento nel fintech, c'è stato un tracollo nel 2020 con il Covid, però si vedrà, ci sono le previsioni per il 2021 che supererà addirittura gli anni precedenti. Non vi facciamo vedere gli anni precedenti a questi, ma se guardiamo al 2013 si parlava di 15 miliardi, pertanto è una crescita incredibile nell'investimento venture capital nel fintech. Inoltre, quello che sta succedendo è che il Covid ha cambiato l'atteggiamento dei vari utenti. E queste sono quattro statistiche messe insieme da dei consulenti, dove si vede che tutti i paesi del mondo hanno aumentato la loro dipendenza sul digitale. L'Italia è del 7%, il mobile banking è aumentato del 7%, ma la cosa più interessante è che l'Italia ha ridotto l'impatto e la richiesta che ha di interazione con la filiale. Pertanto, che sta succedendo? Tutto il servizio della relazione bancaria si sta trasferendo su canali digitali. Ma questo sembrerebbe qualcosa abbastanza tradizionale, però se non fosse anche per l'impatto dell'arrivo di questi altri player sul mercato, che sono Big Tech. Riconoscerete tutti i logo, cioè Facebook, Apple, Google e Amazon, poi c'è Microsoft, ma poi non dimentichiamoci anche dei cinesi che sono lì, sono Baidu, Tencent e Alibaba, dove hanno creato degli imperi interessantissimi e molto innovativi di servizi finanziari utilizzando piattaforme social e stanno facendo vedere un pochino qual è il futuro. Allora, che sta succedendo nell'impatto del Big Tech sui servizi finanziari? Vediamo che si stanno comportando in modo molto proattivo. Questo è Goldman Sachs che parla con Amazon, questo è Alibaba che parla con Farfetch, questo è BBVA che sta parlando con Amazon Web, questo è Standard Chartered con Microsoft e questo è Ant Financial che sta parlando con Klarna, che si parlava al BNPL come dicevi prima. E pertanto quello che sta succedendo è tutto un'associazione dove c'è una trasformazione profonda, sembra grandissima competizione, però in realtà i protagonisti non sono più quelli di una volta, non c'è solamente le banche, ma ci sono quattro protagonisti adesso. Abbiamo parlato delle banche, le banche globali e le banche regionali, ma c'è l'uscita,
l'entrata sul mercato delle fintech, ma anche delle big tech. E tutte queste quattro entità che stanno lavorando sullo sviluppo dei servizi finanziari hanno degli impatti diversi, hanno degli obiettivi diversi. Se vediamo quello che succederà, e questa è una previsione che è un po' un riassunto di quello che viene detto dai vari specialisti, è che il Big Tech sicuramente comincerà a offrire servizi finanziari, e questi non saranno necessariamente prodotti e creati da loro, ma saranno distribuiti come dei canali, da loro come dei canali, pertanto diventeranno intermediari. Il motivo per questo è accesso ai dati finanziari, perché questi dati complementano quello che loro vogliono fare. Amazon può vendere più prodotti, Facebook può vendere più pubblicità, Google può venderti più clicks e Apple può vendere più telefoni, perché sei collegato anche dal punto di vista finanziario con loro. Quello che è inevitabile è una collaborazione con le banche. Le banche globali invece verranno disintermediate sicuramente, questo perché l'interfaccia con il cliente non è abbastanza sofisticata come quello che dipende, da quello che è l'aspettativa dei clienti, inoltre, specialmente quelli più giovani, che stanno diventando sempre una parte più prevalente del mercato. Qualcuna di queste sicuramente scomparirà, pertanto da qui a 10 anni alcuni dei nomi che ci siamo abituati ad accettare non sarà più con noi, e sicuramente vedremo delle riduzioni dei loro margini operativi, pertanto saranno meno profitable, come si dice, e pertanto questo creerà tutto un cambiamento del loro modo di operazione e di come verranno gestite e organizzate. Le banche regionali, queste sono le banche più piccole che avevano delle nicchie di servizio geografico, di prodotto, diventeranno sempre più specializzate, pertanto diventeranno concentrate sulle piccole e medie imprese, concentrate su vari segmenti, eccetera, eccetera. Molte di queste scompariranno e molte di queste continueranno anche a collaborare. Il punto finale sono le fintech che abbiamo parlato. Molte verranno disintermediate, ma per loro non sarà un grande problema, perché hanno bisogno disperato di accesso al mercato. Pertanto una disintermediazione che crea volume per loro potrebbe essere qualcosa di molto interessante. Verranno super specializzate, pertanto il consenso è che le fintech generaliste saranno sempre più rare e ci sarà una collaborazione tra loro e le banche. Pertanto un futuro che sembra creato di una collaborazione interconnessione delle varie entità, come diceva anche prima Michele. Pertanto quale sarà il futuro? Allora possiamo vedere, questa è una delle analisi, questa è un'opinione pertanto pronta ad essere disputata, appare che Big Tech avrà un grande vantaggio, FinTech avrà grande vantaggio, le banche globali rimarranno un po' così statiche e le banche regionali sicuramente verranno impattate. C'è una sola cosa che supporta questo cambiamento, che potrebbe aiutare a cambiare queste cose, è la collaborazione tra questi quattro enti. Allora, che sta succedendo? Come succede adesso? Qual è l'opportunità che stiamo vedendo? Allora, per vedere un po' un attimo di quello che si era detto, quello che succede con la trasformazione bancaria è che si arriva in quattro stadi di sviluppo, che quelle che chiamiamo noi at Pacemakers Adapt, Evolve and Transform. Questi sono quattro stadi dove ogni organizzazione attraversa per nella loro trasformazione. E il primo stadio è la riduzione dei costi e gli aumenti e l'aumento delle vendite. E questa è la fase adapt, questa è quando le banche cominciano a vendere prodotti che vendevano in filiale sul digitale. Poi c'è la fase evolve, dove avendo creati questi nuovi canali, queste capacità, creano dei nuovi prodotti che non erano possibili sulla piattaforma in filiale. E questi nuovi prodotti creano la trasformazione dell'azienda, la cultura aziendale cambia e cambia il talent che viene attratto dalla banca. E queste messe insieme creano nuovi business model che crea la banca del futuro. Questo Adapt, Evolve and Transform sono fasi importantissime per la trasformazione di un'organizzazione. Quello che vediamo oggi è che la maggior parte delle banche sono qui. Sono diventate più efficienti, hanno creato dei più prodotti, li hanno messi nella fase Adapt. E questo è quello che dicevo prima, la trasformazione di prodotti esistenti nel digitale. Poi sono anche riuscite a sviluppare nuovi prodotti, nuovi servizi. E queste sono cose che sono riuscite a fare da sole, con delle piccole iniezioni di innovazione, normalmente supportate dai grandi gruppi tecnologici, non so, dai grandi consulenti, eccetera. La fase transform richiede una reinvenzione della banca, è un riposizionamento e la creazione di prodotti e servizi che a volte sono in competizione con se stessa. Pertanto la creazione di prodotti che potrebbero essere in breve termine ridurre margini nella distribuzione tradizionale. E questo è un esempio buono di questo, se volete, non nel sistema bancario, è quello che è avvenuto
nella musica, nel settore della musica, dove organizzazioni come Tower Records, Virgin Megastore e Ricordi dominavano il mercato vendendo dei prodotti. Quando il digitale è avvenuto, hanno cominciato a fare towerrecords.com vendendo i prodotti digitali, cioè i CD e i dischi online. Questo è stato soppiantato da iTunes, che aveva lo stesso esatto modello, solamente vendendo prodotti digitali. Non vendeva più i dischi, ma vendeva dei file che potevi scaricarti. Tutti e due questi due modelli sono stati distrutti da Spotify, dove vende streaming, dove non vende dischi, ma vende musica. Il cliente che andava a Tower Records non voleva comprare dischi, ma voleva sentire musica. E Spotify si è reso conto di questo e ha creato questa cosa. L'importante è qual è il modello bancario che è lo Spotify del banking. E secondo me, secondo molte persone, i prototipi di questi modelli sono in Cina in questo momento, pertanto sarebbe bello interessante vederli. Allora, per concludere, volevo dire questo. Per la fase Adapt and Evolve, è uno sviluppo interno che può essere fatto molto rapidamente, non agevolmente, ma con un po' di investimento interno da parte della banca. Per lo sviluppo dell'Evolve e Transform c'è bisogno della collaborazione. Pertanto vedremo nei prossimi anni e decenni una grandissima intercorrelazione tra i grandi gruppi, le fintech e big tech. E pertanto vi voglio lasciare con alcuni messaggi. La competizione, come abbiamo detto, le fintech e le big tech stanno trasformando i servizi bancari, ma anche l'approccio e l'attitudine dei clienti, la tecnologia, ma soprattutto i regulator. Pertanto il rapporto, l'impatto del regulator è fondamentale nella trasformazione. Secondo, vi assicuro che è un messaggio bellissimo. Ecco, il futuro delle banche e le fintech dipenderà dall'abilità di collaborare e di cooperare, questo l'abbiamo detto più volte. Tecnologie come Banking as a Service, Decentralized Finance, Crypto, CBDC, come hai detto prima, blockchain, intelligenza artificiale, robotics, sono, e soprattutto embedded finance, trasformeranno il nostro sistema e il nostro rapporto con il denaro. Che significa? Che noi non penseremo più a quale prodotto finanziario comprare, ma a pensare qual è il fine di questo prodotto. Pertanto non penserò a che carta di credito compro, ma come faccio ad andare in vacanza. E questo è il prodotto finale. E l'impatto, e la cosa fondamentale, è che non tutte le banche si rendono conto che il mondo è cambiato. Non tutte le banche si rendono conto che stanno vendendo carrozze con cavalli e in realtà sono già arrivate le macchine. Grazie. Grazie mille per questa esposizione molto interessante sull'evoluzione del sistema bancario. E adesso passiamo alle assicurazioni. Anzi, da Londra passiamo al Veneto, no? Perché Cattolica del Veneto, di cui Massimo Tria è Group Chief Investment Office, quasi generali oramai, e che ci racconterà un po' qual è il punto di vista del settore assicurativo, che tradizionalmente è stato uno dei settori più, come dire, che è arrivato per ultimo nell'evoluzione in generale tecnologica e istituzionale, però forse adesso si sta anch'esso muovendo ad una velocità che non immaginavamo. Molti sì. Competitor, quando vai su Segugio e confronti quanto ti costa un'assicurazione normale, quando ti costa l'assicurazione passando attraverso i canali tradizionali, ti accorgi effettivamente che il mondo è cambiato. Sì. Grazie. È molto, molto interessante essere qui e poi parlare dopo queste due prospettive, wealth management e bancaria, perché sono fermamente convinto che il mondo assicurativo avrà un ruolo incredibilmente importante sia nel wealth management sia nelle evoluzioni bancarie. E di questo in maniera specifica vorrei parlare oggi, dell'integrazione tra la protezione, il bisogno di protezione e la pianificazione finanziaria, il tutto diciamo in un contesto di sostenibilità di cui abbiamo detto. E specifico meglio, noi oggi abbiamo sentito che l'Italia è all'ottavo posto al mondo come ricchezza, no? Questo è in aggregato, ma se andiamo a vedere la ricchezza privata pro capite, siamo i secondi al mondo dopo il Giappone, no? Quindi siamo un paese di grandi risparmiatori, peccato che 2.000 miliardi, 2 trilioni di euro sono sui nostri conti correnti, diciamo sono lì, non producono granché di ricchezza a questi risparmiatori e neanche contribuiscono più di tanto alla crescita economica del paese. Ma perché succede questo?
Ci sono tanti tentativi di spiegazioni. Io vi propongo una prospettiva, diciamo, che viene più dal mondo assicurativo. L'Italia è allo stesso tempo il paese in cui più dell'85% delle famiglie ha una casa di proprietà, ma soltanto meno del 3% ha assicurato questa casa contro, per esempio, i terremoti, le alluvioni, i rischi catastrofali, in un paese che è fortemente caratterizzato da queste problematiche. No? E potrei continuare con mille esempi. Abbiamo in Italia circa 1.6-1.7 polizze assicurative pro capite, considerando che l'auto fa la parte alla lion's share, e ci confrontiamo con altri paesi del mondo dove la Germania sta oltre il 3,5, l'Inghilterra quasi a 6 e quant'altro. Quindi noi siamo un paese estremamente sottoassicurato e quindi molto fragile, e allo stesso tempo abbiamo una grande capacità di risparmio e questi risparmi infruttiferi sui conti correnti. Allora, queste due cose stanno molto bene insieme, perché è chiaro che se il paese non è resiliente, non è assicurato, non è protetto, ha bisogno di tenere tanta liquidità per ogni evenienza, no? Quindi questo, perché ho fatto questo esempio? Perché dal mio punto di vista noi abbiamo come settore finanziario tutto, banche, assicurazioni, abbiamo fatto tantissimo negli ultimi anni nell'innovazione del prodotto. Ci sono oggi tantissimi prodotti, tantissimi servizi, è incredibile il confronto tra quello che un cliente può comprare oggi e quello che poteva comprare magari 10 o 20 anni fa in termini di sofisticazione finanziaria. Ma la mia domanda è veramente questa la strada del futuro? Cioè, è stato importante fare questo, avere le tesserine del puzzle, no? Io, per usare una metafora, no? È come entrare in un supermercato che è molto ben fornito di ottimi prodotti, no? Benissimo, però dobbiamo anche fare i corsi di cucina, dobbiamo anche spiegare alla gente come mangiare per star bene, no? Bisogna integrare tutti i vari pezzi e metterli per cucinare il piatto vincente, no? E secondo me questo sarà il futuro. Noi vedremo sempre più nel futuro l'integrazione di questi servizi. Vedremo che nel wealth management ci sarà prima di tutto la componente assicurativa da essere indirizzata, perché la protezione consente di liberare quelle risorse che oggi sono bloccate, facendo investimenti di respiro più lungo, di più lungo periodo. Questo porterebbe più risorse, più rendimenti a chi investe e soprattutto porterebbe molta più ricchezza al territorio. Immaginate se questa spinta avviene, come avverrà, in un'ottica di sostenibilità. Questo è un tema che mi sta molto a cuore, sono attualmente candidato al board del UNPRI, che è l'Associazione Mondiale dei Principi dell'Investimento Responsabile. E quindi fare gli investimenti con questa logica di responsabilità significa anche accelerare questa transizione di cui tutti stiamo parlando verso la direzione diciamo più consona possibile. Quindi il mio diciamo contributo a questa discussione è: i modelli di wealth management, i modelli bancari si evolveranno. Io penso che ci sarà molta più interazione con i servizi assicurativi, che diventano un ingrediente essenziale, e questo avverrà in varie forme. Ci saranno probabilmente tante fusioni tra banche e assicurazioni, per esempio, cosa che già stiamo vedendo nel mondo, ma potrà avvenire anche attraverso altre modalità di collaborazione e di cooperazione. Ma quello che è importante è partire dai bisogni del cliente. Il cliente ha bisogno di avere una integrazione tra questi servizi, protezione, pianificazione finanziaria e impatto sulla sostenibilità. Attenzione che quest'ultimo punto è particolarmente importante, perché diventa anche una selling proposition. Chi investe, invece di tenere i soldi fermi sul conto corrente, non solo lo deve farlo o lo farà per avere un rendimento, che è importantissimo, ma lo farà anche per avere un impatto. Quindi quanto più saremo capaci di misurare gli impatti degli investimenti in termini ambientali e sociali, non dimentichiamoci la parte sociale, la tassonomia sociale è un po' indietro, ma arriverà nei prossimi anni, tanto più sarà anche facile ingaggiare questi nuovi clienti, che come abbiamo ascoltato sono clienti più digitali o più sensibili alla protezione. Ci sono tanti studi che mostrano come le donne abbiano una sensibilità alla parte di protezione, di sostenibilità, anche superiore.
Quindi è il momento, c'è la congiunzione astrale perfetta, ci sono questi, c'è questo ricambio generazionale, c'è più sensibilità tecnologico-digitale, c'è più sensibilità sull'ambiente e quindi l'integrazione di questi sistemi potrebbe essere veramente la chiave per sbloccare le risorse e qui l'Italia sarebbe il paese tra tutti i paesi del mondo che forse potrebbe avvantaggiarsi di più di questa evoluzione. Bene, grazie mille. Io ho un panel veramente socialmente responsabile perché rispettano in maniera, come dire, esagerata i tempi. Abbiamo 17 minuti e 48 secondi per fare un secondo giro. Allora, ritornerei a Michele Lanotte e la domanda che gli vorrei fare è questa, è proprio secca, cioè la storia della moneta è una storia estremamente interessante, no? Dalle conchiglie all'argento, poi all'oro, poi alla carta moneta, poi alle carte di credito, insomma, quando è che avremo un conto corrente presso la BCE? No, non sentiamo. È una domanda a cui non è facilissimo oggi rispondere, però sappiamo, abbiamo però diciamo già, come posso dire, un sentiero che è tracciato. Come voi sapete, lo scorso luglio è stato avviato il processo da parte della BCE per effettuare la cosiddetta fase di investigazione dell'euro digitale, cioè cominciare a immaginare il design di una moneta che in qualche maniera sostituisca l'euro cartaceo o non completamente, o comunque sia complementare alla moneta così come noi oggi la conosciamo. Quindi ci sarà bisogno di una fase di progettazione, una fase volta a capire come gli standard dovranno essere identificati, capire che tipo di soluzioni, non solo tecnologiche, dovranno essere utilizzate, perché dire quando avremo un conto corrente presso la BCE presuppone aver dato risposta a una serie di domande, cioè abbiamo bisogno di una moneta di banca centrale? Sì, e se sì, come la dobbiamo disegnare? Ci sono tutta una serie di aspetti tecnici e tecnologici che devono essere diciamo affrontati. Sicuramente, vedendo la velocità con cui altre giurisdizioni, è stato citato anche in interventi precedenti, per esempio la sperimentazione che si sta facendo in Cina, le riflessioni che si stanno conducendo in America da parte della Federal Reserve, impongono la necessità di riflettere attentamente e trovare parametri e soluzioni all'idea di avere una moneta digitale di banca centrale. Per motivazioni che sono note, vale a dire garantire la sovranità monetaria alla nostra area economica, avere e mantenere la fiducia da parte dei consumatori e imprese nella moneta, avere una moneta che sia sicura e che permetta al sistema dei pagamenti di funzionare in modo corretto. Quindi definire i tempi oggi non è semplicissimo, ma che sicuramente si sta lavorando velocemente, perché questa fase appunto di investigazione durerà 2 anni, ma l'obiettivo è quello di arrivare alla fine di questo periodo avendo una chiara soluzione dal punto di vista tecnico e organizzativo di come la moneta di banca centrale dovrà essere effettuata. Questo mi porta a fare una riflessione. Voi sapete che in questo momento c'è una grossa discussione a livello internazionale circa la modalità di regolamentazione di monete digitali di natura privatistica, mi riferisco in particolare alle stable coins. Diventa quindi estremamente importante sviluppare forme di moneta che siano, diciamo, in grado di tener conto dell'evoluzione e di quelle che sono anche le esigenze e le richieste dei consumatori. Negli interventi precedenti è stato chiaramente delineato un po' quelli che saranno i trend futuri, quelle che sono le possibili richieste che le nuove generazioni che sono nativi digitali faranno, e quindi rispetto a questo bisogna dare
delle risposte. Quindi non è per eludere la domanda. Ci si sta lavorando, ci si arriverà ragionevolmente dopo aver affrontato una serie di problemi di natura tecnica e non solo tecnica, ma sicuramente diciamo non è un tempo lontano da noi, proprio perché la domanda, l'esigenza che arriva dal mercato da questo punto di vista è forte, soprattutto perché bisogna tenere presente che la moneta è un bene estremamente prezioso, quindi garantire la fiducia da parte dei consumatori e imprese in quello che poi è uno strumento vitale per lo scambio e l'interazione non può essere sicuramente non sviluppato secondo standard di assoluta sicurezza. Grazie. Grazie mille. A questo punto la domanda d'obbligo per Alessandro Losito è ovviamente quando e se sarà opportuno che nei portafogli delle famiglie o dei privati ci finisca qualche forma di Bitcoin, che chiaramente non può essere una moneta, forse lo saranno i stablecoin, ma i Bitcoin sono sicuramente al massimo un asset. Come la vede una banca che è nata nel 1805? Un Bitcoin anche al 5% in un asset allocation di un giovane donna, magari di colore. Allora, credo che come gestori di patrimoni il nostro compito sia quello di costruire dei portafogli diversificati e che rispettino il profilo di rischio e rendimento di ogni cliente. Ci sono clienti prudenti, ci sono clienti moderati, ci sono clienti aggressivi. Il nostro compito è individuare insieme al cliente qual è il suo profilo di rischio e costruire appunto portafogli diversificati. Questo vuol dire che le asset class sono tante e che, diciamo, qualunque sia la prospettiva futura di un asset class, sarebbe una follia avere dei portafogli concentrati solo per l'euforia di una determinata asset class. In più vorrei citare il più famoso investitore di tutti i tempi, Warren Buffett, che in maniera estremamente semplice ha detto tra tutti i vari consigli: investi solo in quello che capisci. Quindi questo è importante ricordarlo, perché spesso quando si assiste a dei fenomeni appunto di euforia, un po' tutti vogliono partecipare a questi rialzi, quindi senza neanche capire di cosa si sta parlando. Quindi il nostro dovere ritornare ad una sana disciplina di costruzione di portafogli e di monitoraggio nel tempo. Sulle cryptocurrency io credo che bisogna tornare da un punto di vista filosofico al fatto che certamente l'essere umano abbia sempre desiderato una valuta con cui, un'unica valuta in tutto il mondo, per cui capisco il fascino, capisco anche la resilienza, no? nel corso del tempo, nonostante però, come appunto ci ha detto il direttore della Banca d'Italia, non sono regolamentate, tutto il resto, tutta la nostra attività è regolamentata, tutte le valute principali sono regolamentate, quindi pensare che ci possa essere un'area, diciamo, così deregolamentata, che ha raggiunto una dimensione importante, ha superato i 2 trilioni di dollari, per cui sta diventando un'area estremamente, estremamente grande. Insomma, immagino, ecco, che ci sia comunque un bisogno di, anzi non immagino, c'è certamente un bisogno di regolamentazione e di comprensione. Allora, noi crediamo che il fenomeno delle blockchain sia strutturalmente, abbia un impatto importante in tutto ciò che non soltanto l'industria finanziaria, pensiamo alla parte anche di clearing nelle transazioni, ma anche un impatto lato industriale, e quindi può essere un trend investimento. Sinceramente sulla parte di cripto stiamo riflettendo innanzitutto su cosa rimarrà, perché adesso ce ne sono tante, non bisogna essere sicuri che dopo questo momento di euforia chi rimarrà e chi non rimarrà. E c'è certamente un tema di complessità nella parte di custody, quindi insomma siamo in una fase certamente, come tutte le grandi banche, di valutazione e analisi. E devo dire non abbiamo perso clienti su questo tema, anche perché ci sono eventualmente dei modi indiretti, ripeto, tramite certamente il discorso sulla blockchain, in qualche modo per partecipare a questo, a questa innovazione, ecco, deregolamentata. Ottimo, grazie. Ad Alessandro Tami, lui ha lavorato in parecchie società di pagamenti, PayPal, quindi ha una grandissima esperienza.
Ma vincerà Hayek, che vede insomma la moneta privata come quella dominante, oppure vincerà comunque il trend per cui la moneta la continueranno a governare le banche centrali, gli stati, eccetera? Qual è la tua visione su questo elemento? Io cerco di essere pragmatico, perché il pragmatismo è quello che di solito porta dei risultati. Il Bitcoin fu creato come un esperimento, per far vedere che era possibile creare una valuta globale che veniva gestita senza nessuna banca centrale. Per fare questo, ottenere questa cosa, c'era bisogno di creare un concetto di un deposito di informazioni, e questo era il blockchain. Il concetto di blockchain era un qualcosa a supportare questa cryptocurrency. In realtà è forse la cosa più interessante del Bitcoin, è il concetto di avere questi distributed ledger che possono essere gestiti e non possono essere corrotti. Che succede però? Che se da oggi, con la tecnologia di oggi, se decidessimo dobbiamo creare il denaro, dover creare una valuta, creeremo qualcosa che è molto simile a un CBDC o un stablecoin. Non creeremo sicuramente Bitcoin. Pertanto quello che stanno facendo, che sta facendo la Banca d'Italia, che sta facendo tutte la Banca Centrale Europea, il Fed e anche gli inglesi stanno facendo la stessa cosa, stanno analizzando come si può creare una currency digitale che riesce ad avere le caratteristiche di Bitcoin, ma al suo tempo sia regolamentata. E questo sarà il dilemma del futuro per i pagamenti, perché se ci pensate, i modi dove noi trasferiamo soldi da un conto all'altro è estremamente rudimentale. Pertanto c'è scambi di informazioni, scambi di dati, potenziale di corruzione dei dati, potenziale di furto, eccetera, eccetera. Quelle cripto, in teoria, tutte queste cose vengono ridotte in modo estremo. Bitcoin non è questo. Bitcoin è un prodotto speculativo, dove se vuoi, è come l'oro, come i diamanti, come queste cose così. La cosa interessante è Bitcoin, che ha tutta una serie di... è molto difficile minare, la minare del Bitcoin è una cosa molto complicata che sembra molto sexy, eccetera. In realtà è un tipo di operazione che serve per creare questo Bitcoin. Questi Bitcoin hanno una quantità finita e pertanto il prezzo aumenterà quando saranno tutti cresciuti. Aumenterà in base al fatto che c'è gente che vuole avere questi Bitcoin. E pertanto se tutti decidiamo che non ci interessa più il Bitcoin crasha. Quello che succede è che adesso siamo interessati ad avere Bitcoin, perché lo troviamo interessante, perché pensiamo che può crescere, perché pensiamo che possiamo speculare nel corto termine per avere un vantaggio. E Bitcoin è questo, pertanto non dobbiamo perderci troppo in questo fatto. Il futuro sicuramente è in qualche forma di cryptocurrency gestita dalle banche centrali. E questo sicuramente porterà a un consolidamento e forse addirittura nella currency mondiale che dicevi. Però, come sappiamo, le monete hanno anche un impatto politico, pertanto non è una scelta economica solamente finanziaria, è anche una scelta politica. E pertanto questo, il discorso politico è molto più complesso del discorso finanziario. Ottimo, grazie. Allora, l'ultima domanda per Massimo Di Tria. Allora, blockchain, tutti sono convinti che è una tecnologia interessante, forse lo è soprattutto nel settore assicurativo, dove abbiamo fideiussioni, garanzie, tutta una roba che avrebbe bisogno di un registro distribuito, perché la quantità di truffe, di cose, è particolarmente alta. Cosa state pensando? Qual è la vostra riflessione? Sì, penso anch'io che quello che rimarrà delle criptovalute è soprattutto il blockchain, perché l'applicazione del blockchain è incredibilmente interessante in tanti campi, e penso soprattutto a due campi che impattano le assicurazioni, ma non solo. Uno sono gli smart contract, che sono veramente trasversali e che, secondo me, immaginate la complessità dei contratti assicurativi e come questi contratti possano essere, diciamo, scritti un domani con queste tecnologie smart contract, letti a diversi livelli anche di complessità e quant'altro. E poi vengo alla sua domanda, l'applicazione del blockchain proprio in assicurazione per le cosiddette polizze parametriche. E oggi gran parte delle polizze assicurative sono basate su un processo molto complesso di valutazione del fenomeno. Quando avviene il sinistro bisogna valutarlo, capirlo, ci sono frodi e quant'altro. No? Lei prima faceva riferimento ai prezzi molto diversi delle polizze. Proprio perché il momento di acquisto della polizza non è il momento della verità, il momento della verità è la liquidazione del sinistro, e quindi è lì che si vede la qualità.
Allora, le polizze parametriche consentiranno, non per tutti i rischi, ma per molti rischi, di poterli valutare in maniera, diciamo, automatizzata e garantita con un sistema blockchain, e questo ridurrà di moltissimo sia i costi che i tempi di liquidazione dei sinistri. Quindi pensate per esempio a un agricoltore che vuole assicurare una determinata coltivazione, non ha bisogno di un vestito fatto su misura, ma vuole assicurarsi nel caso in cui non piova un certo numero di giorni o una certa quantità di pioggia sull'anno. Quindi questo tipo di assicurazioni, di coperture che si chiamano parametriche, basate su blockchain, consentiranno di estendere di moltissimo la copertura, perché costeranno meno e faranno gran parte del lavoro. Poi rimarrà sempre una parte di mercato che invece sarà molto specializzata, dove servirà, diciamo, il vestito su misura, e su quello si continuerà a farlo. Quindi sarà un grande contributo per il futuro, e speriamo possa aumentare la resilienza di tutto il sistema a costi più contenuti. Ottimo, grazie mille. Devo dire che è stata una sessione molto ricca, interessante. Devo ringraziare gli organizzatori per averla pensata e per l'averla messa in opera. Credo che l'anno scorso avremmo fatto un discorso diverso da quest'anno, forse l'anno prossimo c'è spazio per farne uno ancora nuovo. Quindi veramente ringrazio voi che siete stati l'anima di questa sessione, e niente, ci rivediamo spero molto presto. Grazie davvero. Grazie. Grazie.